Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Come dal titolo, First Gravel Ride, perciò ho portato fuori la mia Diverge. E dove? All'Het Park, uno dei parchi più famosi qua a Rotterdam, con laghetti verde, ovviamente qui è autunno, i colori sono pazzeschi. Dunque, bici alla mano, consigli anche stavolta, vediamo come va, prima esperienza. Eccoci qua che ci aspetta. Allora, ciao ragazzi, Let Park. Allora, oggi facciamo un giretto di un'ora, vedo di provare magari diversi tipi di terreno. Qua è parco, diciamo, fogliame e terreno abbastanza ruvido. E passeremo alla ghiaia e magari nel mezzo facciamo dei piccoli feedback. Niente, direi comunque giornata perfetta per un grave. Un po' grigio, un po' freddino, ma colori tipici dell'Olanda. Perché abbiamo appena trovato un sentierino bello fangoso, dunque lo proviamo, dai, magari cado. Le borse ce le abbiamo. Di cosa stiamo parlando? È ovvio che con colori così ti viene voglia solo di far gravel e di mettere appesa a un chiodo la bici da corsa.
almeno fino alla primavera, perché io rimango sempre per competizione full gas. Ragazzi, di nuovo pit stop, perché ovviamente stiamo settando un po' la ripresa con le fighe. Intanto facciamo un check della bici, impressioni veramente fighe. Allora, borsa qua di Agu, cosa c'è dentro? GoPro, copriscarpe, e chest, la chest della GoPro sempre. Borsetta davanti, sempre Agu, dove c'è dentro gli snack, pazzesco. E ovviamente c'è la Silvia. Ciao! Ragazzi, drone. Perciò qui, gioiellino. Dunque, si drona oggi. Lo sto cercando di fare delle riprese per capire qual è la location migliore. E mi raccomando, schiacciate sto like, iscrizione solo per la sedia e per le dronate pazzesche che fa. E dunque, facciamo 2-3 riprese, pausa pranzo e poi di nuovo in marcia con le considerazioni finali sulla grave. Qua pausa pranzo più che meritata, ciappana pacca di freddo per filmare, però ne è valsa completamente la pena. I famosi sandwich, cosa dici? Te hai già iniziato? Bel sandwich, uovo, queso de cabra, noci, crudo. Allora, non vorrei farvelo vedere, però ovviamente come buoni olandesi abbiamo già preso questa abitudine. Cappuccino e 4. Dunque dai, buon appetito e ci si vede dopo. Ciao! Bene ragazzi, ultima prova. Questo in verità è un percorso da mountain bike, però dai, già che ci siamo testiamo con questa. Incredibilmente c'è anche la Silvia. Io non mi fermo. Con la bici da corsa, perciò chapeau. E terreno abbastanza sconnesso, adesso si fa molto più ripido là. Mi aspetto insomma di trovare anche un po' di percorsi un po' più tecnici, così vediamo se mettiamo un po' in difficoltà la Diverge. Dunque dai, ci va. Ecco che parte, salitona. Adesso non so la pendenza, però sarà almeno 10-11, anche di più. Primo biker qua. Ale ale. Oh, va su veramente bene. Sarà che è in carbonio. Ulla. Allora, dai, prova a farla tutta. Qualche pedone, pozzanghere, terreno perfetto per la grave. Vai 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 vai, sente che è leggera. E qua piccola discesa, sgommiamo, pedone, si vola, vale. Sì, bella figata, freni a disco, li senti? Li senti tutti? Ale ale ale, spostiamo la curva. Questa è bella ripida però, dopo per tornare su. Questo mountain bike, pedoni, oi oi, signora, attenzione, li sgravelliamo oggi con 5L dalla buca. Ale ale, e giro finito, piccolo jack,
fanghiglia, un po' di mud e si sgomma. Bella. Adesso la selva è rimasta su, andarla a prendere. Adesso però, da buon ciclista, voglio vedere se ce la faccio a farla in salita questa, che è veramente impestata a morte. Ci proviamo. Ma alza l'ultimo dente, ale, dai dai. Cioè, è una gravel, ma non è che cambia tanto come reattività rispetto a una da corsa, eh? Adesso non so il segmento quant'è, ma ce l'ha il 12-13% dal fiatone. Ho ancora il panino sullo stomaco, ma quando bisogna fare gli ignoranti io sono sempre in prima linea. Bella. Perché? Top. Gambe di fuoco. Eccola. E la sedia là. Se mi aspetta. Raga, direi test più che superato, eh. Bici da 9,5 kg, però in salita si è comportata veramente bene. Adesso ovviamente, siccome sta per venire buio, non ho avuto tempo di magari provare il tracciato a mountain bike. Dunque andiamo direttamente verso le conclusioni. Siamo arrivati alle considerazioni finali. Che dire di Stagivergine? Pazzesca! Era super versatile. Sullo sterrato va da paura, sul fango ha risposto benissimo. Ovviamente copertone da 42, veramente non so che dire, sono veramente stupito positivamente, perché sicuramente mi divertirò. Peso ragazzi 9 kg, cioè cosa starò, possiamo anche fare degli squat. Scherzi a parte, sono partite anche le gare di gravel qui in Olanda, perciò mi sa che mi tocca farle. Bando alla ciancia ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché è gratis come sempre, ci vediamo sul prossimo video.